ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori. Io sono Nico e oggi siamo qui con Domenica con Passione Motori. Cosa vedremo questa sera? Questa sera andremo a confrontare auto veramente poco costose con auto molto costose. Ovviamente io ho messo auto da 1000 euro, auto da 100.000 euro, ma diciamo che è una cosa a grandi linee. Ovviamente non è che adesso mi scrivete: sì, ma quella costa 3.000, quella costa 4.000, no, ma quella costa 122.000. Cosa serve anche questo video? È per far capire che non servono cifre esorbitanti per avere un'auto che sia divertente, che possa piacere ad un appassionato di auto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram Passione Motori e se volete supportarmi su Patreon per essere salutati nei video e nelle descrizioni, il link è appunto in descrizione. Ultimissima cosa prima di far partire il video, oltre al fatto che adesso saluterò i tre ragazzi della giornata su Patreon, vi ricordo che sono disponibili le felpe sullo shop di Passione Motori, quindi Spreadshirt Passione Motori, trovate il link in descrizione. Ci sono diverse felpe, tipo la solita. Non fotti con la Supra. I tre ragazzi che salutiamo oggi sono Simone Potoschi, Lorenzo Cecca e Matteo RSV. Ragazzi, mettiamoci le cuffie, andiamo a vedere il video di stasera e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Perfetto, 106 rally. Mamma mia, quella roba diesel davanti. Comunque, 106 rally, proprio la tipica auto. Poca spesa, tanta resa. Questo qui penso che sui 3.000 euro qualcosa già si trova. Piccolina, leggera, cavalli ne ha. Divertente. Ha il culetto un po' ballerino, quindi attenzione. Ecco, questo qua penso che abbia qualche modifica, però comunque rimane molto abbordabile come prezzo. Sì, sta prendendo il volo sta cosa qua. Eccola qua. Ma che bella. Che sound. Andiamo da dentro. Non mi ricordo se è sempre il 106 o la VTS questa, il Saxo VTS, ma alla fine la macchina è quella, eh. Eccola qua, questo è il Saxo. Tutti che fumano in macchina. Deve essere divertente. Non ne ho mai provata una, tra l'altro. Botti. Ma che roba. Madonna. Tanta roba, raga. Ecco, poi se avete qualche soldino in più potete fare la turbo. Devastante. Ok, qua abbiamo la Civic Type R EP3. Anche questa qua con 5.000 euro, toh, ve la cavate, 5-6.000 euro e avete una macchina tanta tanta roba. Non solo come motore, è proprio come macchina. Si è sentito proprio lo swap del VTEC. Tanta roba. Ok, questa qua secondo me ha qualche modifica, però già è tanta roba anche da originale, eh. Ah, che figata però il VTEC, ragazzi. Se non tocca il limitatore non cambia lui. Integra. Anche l'integra adesso ha preso un bel po' di valore. Comunque tipo sui 10-15 mila euro dove si trova. Ed è una delle migliori trazioni anteriori mai fatte. Guardala.
motore spettacolare, S2000, eccola qua. Anche lei, sì, sui 10-15.000, se non ricordo male, adesso non sono aggiornatissimo con le quotazioni. Comunque tantissima roba, eh. Cioè avete più di 200 cavalli da questo 2000 aspirato VTEC. Trazione posteriore, guardate qua. È... è tanta roba, eh. Il problema in Italia è sempre il bollo, perché per il resto alla fine sono auto abbastanza abbordabili. Ok, per chi piacciono, a chi piacciono le auto turbo, anche questa qua, la Golf GT, la 6, 15.000. Oh, ah, il DSG. Eccola qua. Spettacolare. Spettacolare. Questo è un altro ottimo acquisto che potete fare. Tanta roba, eh. È bellissimo. C'è il DSG che fa un bordello allucinante. Ok, Clio RS, anche lei tra i 10-15.000 euro. Questa è con scarico a Krapovic, tra l'altro. La Clio 3 RS è un'ottima auto, un 2000 aspirato. Ed è ottima anche come, non solo come motore, anche lei ha una bella dinamica. Sempre Clio 3 RS. Questa invece è Honda CRX. Non so dirvi quanto costa, comunque meno di 10.000 euro. Questo è un altro che, se non tocca il limitatore... Oh, senti sto VTEC! Che goduria! Esatto, c'è la CRX del Soul, che è quella lì che ha questa forma. Questa è la CRX normale. E questa è una CRX fatta turbo. Che costa sempre meno del 430 che vedete là. Questo invece è un'impresa, con qualche modifichina, un'impresa buona sui 16-18.000 euro la trovate. Arrivate a 20 e qualcosina con qualche piccola modifica. E quella era un M3. Zio, se non sbaglio questa ha 350 cavalli, una roba del genere. Però è turbo, raga, turbo contraspirato. Ok, qua abbiamo un Ninja e siamo a bordo di un R8. Qua passiamo alle auto invece veramente costose, più di 100.000 euro. Il passeggero dice no, dai, non scannare. Ah, la Ninja. Che figata, sentite che suono. Qua abbiamo il V10 dell'R8. L'R8 vuole gareggiare con le moto. Guida pericolosissima, non lo fate, mi raccomando. Cacando os motociclistas. Adrenalina si incrementa, 2,60. 2,73, 2,80, non fare il figo, zio, 2,76. Sempre R8, modello più nuovo. Va forte forte, eh. Va forte forte. Eh sì. Un'altra R8. Bello il suono, eh. Un V10 aspirato. Passiamo a Maserati, che anche lei costicchia. Bello il suono. V8. Beh, non è male. E che Aventador. Che ste auto non mi gasano tanto come le altre.
Sarò io che sono ignorante. Mamma, guarda che spara fuori le fiamme. Cioè, non mi fraintendete, eh. Mi piacciono come auto, però. Senti come suona sto V12 Lamborghini. Qua invece siamo su un 458 Italia Ferrari. Cioè, vedete, 0-100 in 3.7. Allucinante. 0-200 in 10 secondi. È sicuramente tanta roba, eh. Però boh, mi sembrano più un videogioco queste macchine qua. Sicuramente belle. Poi la maggior parte della gente che le compra però le usa per andare davanti al bar. Va bene ragazzi, questo era il video di stasera, quindi voglio sapere da voi se secondo voi è meglio un'auto, diciamo che costa poco come quella che abbiamo visto prima, non da 1000 euro, comunque sì, poco più di 1000 euro, oppure un'auto da 100.000 euro o più di 100.000 euro. Vi dico la mia, tante volte lo dico, nessuno mi crede, ma io vi posso giurare che se vincessi, mettiamo vinciamo la lotteria, vinciamo una Ferrari, eredito una Ferrari, non lo so, ho comunque in mano quel valore di auto, probabilmente mi divertirei. Divertirei molto di più se quella macchina la vendessi e con gli stessi soldi, cioè con quei soldi lì, mi riuscirei a comprare diverse macchine che mi piacciono. Andrei subito a prendermi, che ne so, una Evo, una Skyline, che comunque la Evo 6 sui 25-30, poi dipende, Skyline sui 50, la 34, sei dentro, capito? Fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto anche su Instagram, mi raccomando, alle stories rispondo sempre, praticamente quasi a tutti, quindi vi aspetto lì. Grazie della visione e come al solito noi ci vediamo al prossimo video, che sarà martedì qui sul canale Passione Motori. Miami, Dade County, let's ride. Let's party.